benvenuti su Gamescore.it, io sono Axios00 e quest'oggi ci vedremo i primi minuti di gioco di The Journey Bob's Story. È disponibile su Steam, PC Steam, al prezzo di 9,99€, già disponibile, quindi lo potrete già acquistare. Fino al 15 settembre è un po' a sconto, è esattamente il 15% di sconto, quindi lo potete trovare a 8,49€. Il gioco è creato da due sole persone, quindi mi raccomando, quando giudicherete il gioco vedendolo, mi raccomando, ricordatevi che è stato creato da sole due persone, tre se mettiamo i tizi della musica lì in basso a destra, che vedete, i The Seized Superior Technician. Gli sviluppatori sono Thomas Gonzalez e Martin Pilacek, quindi mi raccomando, è edito da uno di loro, cioè da Thomas Gonzalez. Quindi narra la storia di Bob, che praticamente va in cerca del suo migliore amico che è scappato di casa. Perciò iniziamo subito, facciamo un new game. Sto giocando col mouse e tastiera per il semplice fatto che ho provato con il controller dell'Xbox One e ha qualche problema ancora. Il gioco è appena uscito, quindi sicuramente riceverà patch correttive andando avanti. Almeno è appena uscito quando lo sto giocando. Vedete voi il video, lo vedrete tra qualche dopo qualche giorno l'uscita. Allora, il figlio di Bob, papà, cosa sono queste immagini, queste foto? Quali foto? Fammi vedere. Oh, ce ne sono qui tutto intorno. Da dove vengono? Ti ricordi la storia che ti ho raccontato di quando vivevo in una città chiamata Swinton? Certo, me lo ricordo. Io penso che sia il momento che ti racconti una storia. Tutto cominciò un giorno a Swindon. E quindi qui dovremo iniziare noi adesso a fare tutto quanto. Io vi toglierò l'iconcina del mouse. Ve l'ho lasciata comunque perché mi sembrava giusto lasciarla in modo che dovessi magari premere qualche cosa nell'inventario o altro. Almeno vedete cosa faccio, perché altrimenti è un problema. Oh, ok, qui partiamo. Praticamente questo è cosa dice la radio. Tra le altre news, i viaggiatori conosciuti per esplorare le cave di Swinton ogni notte non hanno ancora fatto ritorno dalla loro ultima spedizione. Questo potrebbe essere un problema. Attenzione, vi terremo informati nel caso che qualche notizia nel caso che avremmo qualche notizia. Ora l'ho detto in italiano, bravo Ale, complimenti. Vi suggeriamo di stare alla larga dalle cave. Ok, state ascoltando Pop Out Radio, la miglior radio di Swindon e la sola radio di Swindon, bellissima come cosa. Ok, benissimo, per andare avanti bisogna premere E, qui c'è Bob. Rick gli dice, buongiorno Bob. Buongiorno Rick, ho una lettera per te. Vediamo un po', una lettera? Ah, strano, grazie Rick, buona giornata. Grazie. Che ci dirà questa lettera adesso? Perché ora sono curioso di vedere un po' che cosa dovrebbe narrarci appunto la storia, dove dovremmo andare a parare. Magari uno dei migliori amici di Bob era proprio quello che si è disperso nelle cave. Non è esclusa la cosa. Caro Bob, ho cercato di dirtelo per tutto questo tempo. Io faccio parte del team dei Travelers e sono andato con loro alle cave. Questa volta non sappiamo quando faremo ritorno, perché abbiamo deciso di andare più in profondità nella cava. La cava è chiamata The Cave proprio, questo posto. Ti ho scritto questa lettera, così puoi sapere dove sono. E per favore tieni per te questo segreto. Il tuo migliore amico, Neibeg. Perfetto, abbiamo trovato che fine ha fatto Neibeg. Quindi, questi chi sono esattamente? Mr. Fort. Fermati, giovane amico. Oh, ehi, che succede, Bob? Scusami, i miei bambini mi stanno facendo urlare tutti i giorni. Ok, quindi Stop It Little Guys era fermi bambini, era rivolto a loro. Perfetto, qui c'è già da saltare, perché altrimenti si salta con spazio. Io sto scoprendo il gioco un po' con voi, quindi sto narrando proprio i primi minuti di gioco, lo sto scoprendo esattamente insieme a voi. Ringrazio ovviamente gli sviluppatori per avermi dato la possibilità di mostrarvelo. Mr. Kraus, ehi Bob, dove stai andando? Sono spiacente, ma non posso dirtelo, sono di fretta. Ho perso... Ecco, ah, bella sta cosa. Se andiamo via e ritorniamo sul personaggio, ci rifà vedere l'ultima parte di quello che ha detto. Bello, bello, questo mi piace.
Ok, allora parleremo più tardi e forse possiamo anche giocare al mio favorito gioco di carte, truco. Non so cosa sia il truco, ma va bene, l'importante è procedere. Vediamo un po' dove andremo, perché immagino che andremo alle cave. Mamma mia, ma che succede? Non voglio provare a vedere che succede se io cado. Mi sa che lo scopriremo cosa succede. Presumo di aver preso una mappa. L'inventario, al momento non me lo dice, quindi io provo a buttarmi sott'acqua. Si vede un tubo, si vede niente, ragazzi. Non siate solo voi a non vedere niente, non vedo niente neanch'io. E non so se affogheremo a breve, perché non riesco a capire dove stiamo andando e se c'è un timer per la vita. Più che altro per sapere se stiamo affogando o meno. Ma il nostro sembra un sommozzatore provetto senza bombole d'ossigeno, ragazzi. Siamo veramente dei sommozzatori provetti. Niente ci può fermare. Attenzione, dei subumani grandi. Ok, siamo arrivati, mi sa, alle cave. Almeno a occhio, visto quello che abbiamo fatto per arrivarci. Laggiù non c'è niente, là a destra assolutamente niente, lì sotto lo stesso, quindi io procedo per la parte dove mi sembra che ci sia un qualcosa. Lì sotto c'è qualcosa. No! Aspetta un po', che c'è qui? Ah, c'è che cadiamo! Ok, lì c'è ancora da fare i sommozzatori provetti. Magari c'è qualcosa di nascosto, qualche segreto. Anche no, come vedete il gioco è completamente in 2D. Le animazioni, per la verità, per essere fatte da un team di due persone, non sono niente male. Dove andiamo? Perché io ve lo ricordo, giusto ve lo stiate dimenticando, che il gioco è stato creato da due sole persone. Quindi, musiche molto belle per il momento, almeno per quello che ho potuto sentire. Qui procediamo verso sinistra in questa strada che sembra veramente lunga. Tra l'altro, questa più che una cava sembra una struttura creata dall'uomo, perché i pilastri. Ok, presumo che quel disco in alto volesse dire che ha salvato. I pilastri sembrano messi qui dall'uomo, sembrano una cosa naturale. Qui invece stiamo andando più sul naturale, sulla cosa proprio creata, su una cava creata dalla natura. Tanto delle sfumature verdastre ovunque. Dove diamine stiamo andando, Bob? Perché sei venuto qui? Ho capito, c'era il tuo amico Dibeg disperso nella cava, però insomma, minimo di decenza. Io avrei avvertito almeno qualcuno, la guardia forestale, non lo so, qualcuno. Vi avvertilo, dannazione, prima di andare. Ho scelto la sinistra per puro spirito sportivo, E ho sbagliato, tra l'altro. Quindi, ok, torniamo indietro, andiamo a vedere che c'è dall'altra parte. Oh, nota. No, aspetta un po', qui sotto. Ah, qui sotto si rischia di rimanere incastrati. Praticamente, per fortuna, no. Però non è che ci è mancato tanto. Ho notato all'inizio, quando mi ha mostrato un po' i comandi, il gioco, cioè quando stavo provando le impostazioni varie, che sembra ci sia un jetpack poi andando avanti. Però non saprei. Aspettate un attimo che do un'occhiata ai comandi, vediamo un po' se ci fa vedere la mappa. Allora, abbiamo il jump con lo spazio, poi il jetpack con il mouse e il gauntlet, che non ho idea di cosa sia, sempre con il mouse per interagire. E non ho nessuno dei due, né gauntlet né altro, quindi io non so cosa ha significato prendere quella mappa all'inizio, visto che non c'è un vero e proprio inventario. E se premo M, per esempio, sulla tastiera, classico tasto adibito alla mappa, non mi fa vedere assolutamente niente. Quindi noi procediamo un altro po'. Volevo arrivare. Che è sta cosa? Non lo so, magari è un po' d'aria. Ok, siamo usciti dall'acqua, meno male. Qui che c'è? Mi sa che è il jetpack. Un ugly goblin? Ok, un goblin che sta parlando agli avventurieri, praticamente, ai viaggiatori, non saprei come altro chiamarli. Ah! Ho visto voi umani girovagare qui nei dintorni. Sembrate persi, scusate se non faccio la traduzione proprio letterale, ogni tanto ci sta che mi prendo qualche libertà, diciamo così. Vi potrei fare un grosso favore e mostrarvi la via per tornare fuori dalle cave. Ma tutto ha un costo. Sono molto interessato in quell'anello. Che è Gollum! Dannazione, in quell'anello luccicante che la ragazza sta indossando. Ok, anche quello strano bagaglio che state portando, quello strano zaino che state portando. Ok, il manuale per crearne uno nuovo. Ragazzi,
Farò il sacrificio per il gruppo. Tu che dici, Linda? Il mio anello? Gliel'avrà dato? La mamma di Linda. Sweetie, dolcezza. Sì, mamma? Piccolina, o come volete. Grazie per avermi fatto visita. Ah, di niente. Mi sei mancata. Oh, sei così adorabile. Piccolina, lo sai che non mi resta molto tempo. Non mi dire che è l'anello che gli ha dato la mamma, eh. Non dire queste cose. Sì, voglio farti un regalo. Come sai, questo anello è stato nella famiglia per molti anni, per molto tempo. Ed è il momento che lo dia a te. Linda? È tutto a posto, Linda? Devi prendere una decisione. Che facciamo? Facciamo che gli. No, lo teniamo l'anello. Non glielo do assolutamente l'anello. Quindi ci sono anche decisioni da fare. Molto interessante. Vorrei proseguire un po', però mi sa che siamo arrivati allo scadere. Intanto noi ci siamo presi il jetpack. Più che altro vorrei capire cosa. Se queste cose avranno ripercussioni. Più che un jetpack, sembra un jetpack acqua. Però l'importante è volare proprio velocissimi. Bene così. Vorrei sapere se queste azioni avranno ripercussioni poi andando avanti. Io presumo e suppongo proprio di sì. Oh, volevo vedere un po' dove potevamo andare col jetpack, ma a questo punto mi sa che mi sto più perdendo che altro. Forse dovrei anche tornare indietro, magari tipo all'inizio del livello, che lo ricordate, c'era una strada che, dove non potevamo andare perché appunto non potevamo saltarci. Mi sa che è un jetpack acqua e quella in basso a sinistra è l'energia del jetpack che si scarica via via. Quindi dovrò stare particolarmente attento. E facciamo così, per questo video dei primi minuti. Ah, ci voglio arrivare lassù, dannazione! Dei primi minuti di gioco direi che ci possiamo salutare qui. Fateci sapere magari nei commenti se il gioco vi può piacere o meno, se vi può interessare o meno, se ne avete mai sentito parlare o altro. Io personalmente vi posso già dire che l'ho trovato per caso e ho finito il jetpack! Si ricarica? Sì, quando è praticamente scarico, sì, ha un po' di ricarica. Presumo che per ricaricarlo completamente, vicolo cieco, dannazione. Per ricaricarlo completamente bisogna ritornare in acqua, o perlomeno bisogna avere dell'acqua a occhio, vedendo un po' come va. Fa la stessa animazione che sott'acqua, quindi mia idea è supposizione. Io nella descrizione del video vi lascerò i link sia al gioco che agli sviluppatori. Meno date un'occhiata anche al loro sito. Ce la facciamo? Yes! Ok, soddisfazione mia estrema di arrivare di qua. Scusate, ragazzi, la dovevo avere. Quindi, un saluto ancora da Gamescore.it e da Axios00. Io vi ricordo che il gioco comunque è disponibile su Steam al prezzo di 9,99 euro per il momento, al prezzo di 8,49 euro se lo acquistate entro il 15 settembre. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima. Ciao!